caro Vincenzo Lovino, stai dicendo una cosa falsa? Ma no, scusa Francesco, guarda, ti do ragione. Francesco, cioè, Lovino sta dicendo una cosa falsa, perché secondo te, secondo te, secondo questo governo, stiamo andando a gonfie vele. L'occupazione è massima, c'è solo il 4% di disoccupazione. Piccolo dettaglio, piccolo dettaglio, a prescindere che è sbagliato il 4%, comunque, piccolo dettaglio che se tu vai a analizzare, perché è come quando c'è la gente che legge i titoli del giornale e crede di aver letto l'articolo, no, a prescindere che ormai non credo neanche più ai giornali, ma questo è un altro paio di maniche. Ora, il titolo è 4% di disoccupazione, poi vai a analizzare, se ne sei capace, Francesco, ok, e vedi che la maggior parte dei nuovi assunti sono a tempo determinato attraverso la maggior parte aziende di surrogazione di lavoro. Quindi vuol dire che è gente che sta prendendo meno di quello che è lo stipendio che dovrebbe prendere, perché una quota parte va alle aziende surrogatrici. Secondo, la professionalità e la qualità delle persone che vengono assunte in questi modi molto spesso è lacunosa, perché è gente che pur di lavorare, e li capisco, fanno qualsiasi cosa. Faccio un esempio banale. Ospedale di Mestre, situazione che conosco molto bene. Ora, l'ospedale di Mestre, grazie a il non licenziamento, ma alla sospensione di numerosi medici, quindi non idioti, gente che sa di medicina, che ha voluto non sierarsi, perché ogni volta che si parla di vaccino mi sta qua sulle scatole, è un siero, non è un vaccino. Dopo se vuoi ti spiego che cosa vuol dire vaccino e cosa vuol dire siero. No, grazie. Perfetto. Allora, molti medici sono stati sospesi e vengono assunti adesso attraverso delle cooperative di surrogazione del lavoro delle persone che non hanno competenze. Oppure, più grande cazzata ancora, e mi ero dimenticato di ribadirlo su quello che diceva prima la signora Pellizzari, vengono adesso portati negli ospedali italiani medici ucraini. Ora, io adesso non voglio discutere della guerra, ma discuto del sistema sanitario. Allora, prima la signora diceva, ma dall'Ucraina vedi che vengono donne e bambini perché gli uomini devono rimanere a combattere. Ma come cacchio è possibile allora che tutti i medici stiano arrivando qua? Com'è possibile che un medico ucraino vada via dall'Ucraina quando dovrebbe curare i suoi, che sono feriti, che sono ammalati? Dovrebbe rimanere là, invece guarda caso ce ne sono una botta che arrivano qua. Perché? E perché li assumiamo? E guarda caso, dato che in Ucraina c'erano 0,16% dei vaccinati, dato così giusto per sorridere, i medici che verranno in Italia e andranno negli ospedali saranno per lo più non vaccinati. E voi col vostro governo avete detto va bene e avete fatto una surroga. Ma vi rendete conto anche in questo caso di quanto assurdi, falsi, ipocriti siete? Punto di domanda. E torno gentile. Sì, guarda, Roberto, il tuo discorso è come minimo, non posso che definirlo patetico. Patetico. Tu sei l'esemplificazione del male. Tu sei l'ideologo di Putin in Italia. Qualunque cosa. Ma cosa c'entra? Io condanno le guerre. Contro gli ucraini la stai dicendo. Ma io condanno le guerre, condanno anche le spedizioni di armi.